Cosa fare dopo aver chiesto in terapia breve centrata sulla soluzione le migliori aspettative al tuo cliente? A quel punto avrai una prima fetta del futuro desiderato del cliente, ma prima di andare oltre una dovuta precisazione. La persona potrebbe dirti come migliore aspettativa qualcosa come non vorrei più gli attacchi di panico oppure non vorrei più litigare con mia moglie. In casi simili devi fare un'altra domanda che porti dall'assenza, ad esempio non volere più qualcosa, alla presenza. Per esempio potresti chiedere e che cosa vorresti invece? La persona potrebbe dire a quel punto sentirmi più sicura in certe situazioni oppure avere un rapporto più sano con mia moglie. E a quel punto puoi aprire con la domanda del miracolo. Immagina che stanotte avvenga un miracolo e da domani tu ti senti più sicura di te. Però il miracolo è avvenuto di notte, non te ne sei accorta. Che cosa inizieresti a notare da domani mattina che ti farebbe dire che il miracolo è avvenuto? A questo punto dovrai dedicare i prossimi 10-20 minuti proprio all'esplorazione di questo futuro desiderato. Significa condurre un colloquio in cui tu poni delle domande alla persona orientate a farle descrivere che cosa noterà una volta che le sue migliori aspettative saranno realizzate. Ancora una volta, le domande dovranno essere fortemente centrate sulla presenza e non sull'assenza. Se la persona dovesse dirti qualcosa come non proverei più tutta quest'ansia, le dovresti chiedere e che cosa proveresti invece? Inoltre, le domande dovranno andare a favorire la descrizione di criteri osservabili anziché di stati interiori. Per esempio, la persona potrebbe rispondere dicendoti: proverò una maggiore tranquillità, però questo è uno stato interiore. Dovrai allora chiederti: e provando una maggiore tranquillità, che cosa noterai o farai di diverso? È importante arrivarla a fare descrivere dei dettagli concreti come sorriderò di più, ascolterò della musica o mi farò coraggio e parlerò con gli altri. Pensaci. Se questi dettagli descrivono un futuro senza problemi, e se, come detto nel precedente video, quel futuro mi apre alla possibilità di capire come sarà fatto, che cosa farò, noterò e farò di diverso, a quel punto per me diviene più facile fare quelle cose. In più, queste domande dovranno includere degli aspetti interazionali. La nostra vita è costantemente intessuta di relazioni e non solo. Dalle interazioni con gli altri riceviamo una misura di noi stessi, di chi siamo, di quali sono le nostre possibilità, le nostre capacità. Quindi chiederai qualcosa come chi si renderà conto che sarai più tranquilla oppure con chi parlerai per primo. Questo dà alla persona la possibilità di dettagliare ancora di più quel futuro desiderato. Quindi è immaginarlo, è immaginare se stessa compiere delle azioni che fino a quel momento non aveva pensato. Se i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo, come disse Wittgenstein, significa che un linguaggio in cui io mi descrivo fare determinate cose rappresenta un mondo in cui ciò è possibile. Sarà importante allora anche qui andare nel dettaglio e non limitarsi a descrizioni generali. La domanda del miracolo aiuta a descrivere uno scenario senza il problema e descriverlo aiuta a realizzarlo. Ho fatto tanti altri video su questa tecnica, quindi puoi andare a vederli per farti un'idea ancora più precisa. Accanto ad essi puoi pensare di leggerti il libro Terapia breve centrata sulla soluzione, principi e pratiche, oppure andare a iscriverti al nostro workshop sulla TBCS che si terrà tra poche settimane e di cui trovi il link nella descrizione. Mentre tra una settimana saliremo lungo una scala.